Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi, come avete visto dal titolo, andiamo ad utilizzare tutti i prodotti che mi sono arrivati da Beauty Bay, quindi andiamo a vedere un po' come sono, se sono validi o se c'è di meglio in giro. Quindi iniziamo subito, azione. Vado a mettere il primer sugli occhi. Questo è sempre di Make Up Revolution. Scusate questa faccia che oggi veramente con lo zoom è orrenda, però fatevela piacere lo stesso, perché adesso grazie a Make Up diventeremo di nuovo accettabili. Vado sulle labbra ad idratarle con EOS, che è un balsamo labbra, anch'esso è arrivato con l'ordine Beauty Bay. L'odore è formidabile e quindi iniziamo. Vado a prendere un colore così, quindi un colore abbastanza, sono molto polverosi, li ho appena toccati e sono polverosi. Molto. E vado sulla palpebra dell'occhio. Questo pennello non mi piace. Prendo uno un po' più ampio. Ok. Allora, questo colore non è molto scrivente, molto polveroso, se non eliminiamo l'eccesso, allora è un po' più pigmentato, altrimenti è abbastanza chiaruccio. Ecco perché non ho fatto prima la base, ma ho fatto direttamente gli occhi, proprio per evitare queste cose qui. Vabbè, vabbè, non con un pennello da sfumatura vado a prendere questo violino qui e vado sulla piega dell'occhio e lui sarà il nostro colore di transizione. E anche lui è molto polveroso, però è anche pigmentato. Quindi andiamo qui. Si sfumano molto, ma molto bene. Quindi alcuni colori, anche se sono un po' polverosi, se poi si sfumano bene, sono pigmentati, possiamo anche sorvolare. Di questa palette mi sa che non ci sono i nomi dei colori, quindi è un peccato. Ok, e sfumiamo bene bene. Ok. Non so se verrà un trucco strong o un trucco tranqui, perché ci stiamo truccando giusto per vedere un po' come sono questi ombretti. Ok, adesso cambio pennello, prendo un altro un po' più sottile, così però sempre buono per sfumare, e io andrei ad intensificare con questo viola qua, che però è leggermente glitterato. Più che glitterato, è un po' shimmer. Questo, per esempio, è molto pressato e fa poco fallout sulla palette. Adesso vedremo se sull'occhio vado nella piega per intensificare il colore. Ecco, questo vedi, è abbastanza pressato, però scrive meno rispetto agli altri.
Diciamo che dal vivo è decisamente diverso da come si vede in camera. Però questa cosa non lo so. Non so come risolverla. Sarà la luce, sarà il telefono, però ci accontentiamo. Va bene. La pelle oggi è secchissima perché inizia a fare freddo e me la sta seccando in maniera brutta. Vabbè, andiamo avanti. Pennello più stretto e andiamo a prendere il nero, questo qua, e vado anche lui poco polveroso, però vediamo se scrive. E vado nella rima interna, qui nella piega dell'occhio, scusate, e lo vado a sfumare. Così. E poi con un pennello da sfumatura vado a sfumare e porto verso l'alto il nero e lo sfumo verso l'interno. Ok, raga, con una salviettina vado a tracciare la mia linea così dell'occhio e vado anche da questo lato. Di solito quando faccio prima gli occhi faccio così, o applico direttamente lo scotch e poi dopo rimuovo, oppure faccio l'occhio e poi con una salviettina rimuovo. Però ovviamente ricordatevi di fare prima gli occhi e poi la base. Ok, adesso io andrei ad utilizzare questi shimmer qui. Allora, off camera vado a fare la mia cat crease con un po' di correttore e dopodiché andiamo ad utilizzare uno shimmer, così vediamo un po' com'è lo shimmer di questa palette. Ok, ho fatto la parte più chiara con il correttore e adesso proviamo ad usare uno shimmer. In questo caso vado a prendere però un pennello piatto. E vediamo un po', sono indecisa su che colore utilizzare. Qui abbiamo un po' di viola, abbiamo un po' di nero. Ok, andiamo con un colore a caso. Va, prendiamo questo qua, che è tipo un bronzo. Questi, per esempio, non sono polverosi. Sto facendo un po' di pressione sulla cialda, ma e andiamo a picchiettarlo. Su tutta la parte dove abbiamo messo il correttore. Scrivono decisamente bene questi shimmer e non fanno molto fallout perché li sto prendendo in quantità abbondante. Non mi sta facendo fallout. Quindi è una cosa che ci piace questa. Ok, ho sfumato con il pennello da sfumatura un po' più il nero, quindi l'ho leggermente intensificato. Vado con la mia salviettina a rimuovere un po' di fallout, in realtà non è molto. Ok, io adesso direi che possiamo passare al viso. Lasciamo un po' gli occhi in stand-by perché dopo dovremo provare altri prodotti e quindi iniziamo con il viso. Ok, per il viso abbiamo un po' di prodottini. Io adesso vorrei vedere un attimo. Questo è un setting spray e questo anche. Ok, allora vado a mettere il mio
You Better Work di Essence come primer. E adesso vediamo se il fondotinta è veramente full coverage. Allora, ho deciso di farlo adesso il make up perché visto che c'è Filippo e i suoi cugini qui, vediamo se effettivamente il fondotinta e il correttore sono full coverage e quindi siano validi o meno. Prima del fondotinta vado ad applicare il Revolution Define Conceal and Define e lo vado a mettere sotto gli occhi, così, da qui e da qui, perché io di solito non utilizzo il fondotinta, il correttore, perché utilizzo, ok, perché utilizzo appunto l'Infaillible Matte 24 ore di L'Oreal, che è un fondotinta full coverage, quindi non ho bisogno di coprire altre cose, quello mi copre direttamente tutto. Quindi io adesso vado a mettere il correttore sotto e poi applico il fondotinta sul correttore, così vediamo com'è. Quindi abbiamo qui che non abbiamo il fondotinta, possiamo vedere se è full coverage e vediamo come agisce sul correttore. Ok raga, il correttore è applicato, adesso passiamo al fondotinta, che è questo qua ed è l'F8.5, sempre della linea Conceal and Define Full Coverage Foundation. Adesso vediamo un po' se effettivamente è full coverage o meno. Quindi andiamo qui. Non so fino a che punto mi può piacere questo applicatore. Qui, qui e qui. Ho abbondato un po'. Vediamo un po'. Prendo la mia spugnetta che ho precedentemente inumidito e vado direttamente con la spugnetta, non vado col pennello perché voglio vedere direttamente con... Allora, qui avevamo il fondotinta, mentre qui non abbiamo il fondotinta, quindi vediamo subito com'è sulla fronte, se copre o no. Decisamente sì. Vabbè, in camera sembro una di quelle capi tribù cannibali, ma in realtà anche il colore che ho preso è buono per me. Vediamo se, ecco, la luce va e viene, quindi ok, è fenomenale. Ok, io voglio cercare di far togliere questa luce. Ok, guardate, è fenomenale. Ok raga, ho cambiato modo di riprendere, quindi non sto riprendendo con l'applicazione, sto riprendendo con la fotocamera normale e guardate,
è uguale al viso. Adoro, ed è decisamente full coverage, decisamente full coverage. Per me che mi piace proprio l'effetto muro, è adorabile. Ok, passiamo adesso alle varie basi per fissare e quant'altro. E abbiamo due. Questa è la Luxury Powder e questa è la Bake Finish. Allora, io userò questa per fissare il tutto e questa per fare il baking. Allora, vediamo un po'. Per fare meno danni possibili con questa. Allora, prendo un contenitore così e vado a metterla qui dentro. Prendo il mio pennello. All'interno della cipria e vado a picchiettare tutta la base. Ok, raga, la base è settata. Adoro, è fenomenale. Fenomenale. E adesso io vado a fare il baking. E il baking lo facciamo invece. Allora, questa è una cipria. Adesso andiamo a vedere qui. Questa è sempre una cipria, però per il baking è più indicata. Quindi adesso vediamo un po' questa qua come si comporta, perché di solito a me le cipre trasparenti, però che hanno questo finish bianco, mi fanno la macchia. Metto un po' di prodotto dentro, ho messo un po' di cipria per il baking dentro qui. Adesso prendo una spugnetta asciutta, prenderei questa qua. E vado a bagnarla e poi a fare il mio baking. Di solito a me queste cipre fanno la macchia. Non so se ho usato sempre io cipre sbagliate o se invece è proprio la cipria, non lo so. Ok, vado qui, vado qui sul naso, vado qui. Vado qui. Ok. E andiamo in forno per 40 minuti, 180 gradi. Mentre ho tutta piena di cipria. Ok, mentre la nostra faccia cuoce, io vado ad utilizzare l'eyeliner, però questo lo faccio off camera perché sapete, se no se ne va una vita, che perché io mi metto qua dietro per usare lo specchio e usare appunto l'eyeliner, e do una sistemata anche alle sopracciglia, molto leggere così, perché di solito non mi piace
truccare le sopracciglia. Questo forse perché non ho ancora trovato il colore perfetto per le mie sopracciglia, quindi evito, evito. Quindi metto l'eyeliner e ci vediamo subito dopo. Ci sono riuscita, non ci ho messo neanche molto tempo, più o meno dovrebbero essere uguali. Questo eyeliner è fantastico, veramente fantastico. Mi piace, mi piace. Allora, adesso vado a eliminare il baking. Che Dio ce la mandi buona. Vediamo un po'. Non mi fa nessuna macchia. E allora, avevo ragione io quando dicevo che. Era la cipria che utilizzavo che non era indicata allora per il baking. Ora io ho visto tanti video sul make-up, ma se posso dare una mia modestissima opinione, io vi consiglio, se usate e siete solite fare il baking, di prendere una cipria adatta per il baking. Ok. Ok. Perfetto. Adesso prendiamo la palette sempre di Revolution, questa Ultra Sculpt and Contour Kit, e andiamo ad utilizzare la terra che c'è all'interno per fare il baking, scherzo, per fare il contouring. E vediamo un po', è abbastanza polverosa. Molto scrivente. Ma il colore è decisamente perfetto. Allora, prendo il mio pennello, non lo trovo più. No, è questo, e vado a sfumare. Cioè, si sfuma una meraviglia. E con una pucciata ho fatto due parti. Toppissimo. Davvero bellissimo, davvero, davvero bellissimo, fantastico. Come blush sono indecisa adesso se utilizzare questo o meno, però vabbè, ormai ci siamo, quindi utilizziamolo. Prendo questo blush in questa palette. Vediamo un po' com'è. Ecco, po' poveroso, però. Molto, molto bello. Ok, lo vado a sfumare. Davvero bello. Dalla camera vedete molto, invece sembra molto più chiaro
chiaro il trucco come base, però sono le luci che sono sfalsate. Però se io mi avvicino un po', è fantastico. È fantastico sia la terra che il blush. Pensavo di stare male con questo colore e invece mi sono ricreduta. Sfumo con un pennello, questo è quello che ho utilizzato per eliminare il baking. Così vado a sfumare bene tutti i bordi. Con il pennello di prima, sempre sporco di terra, vado a fare il mio contouring al naso e sfumo. Cosa vi devo dire, ragazzi? È fenomenale questa palette. L'unico errorino che abbiamo fatto, anzi che ho fatto, è che potevamo utilizzare la palette. La utilizziamo lo stesso. Abbiamo fatto questo contouring con questo blush un po' più glow e adesso andiamo leggere, leggere a mettere uno di questi e io opterei su un colore Vado a mettere questo qua che è un pesca freddo e faccio anzi un mix fra questo pesca e questo rosa cipria perché non voglio metterlo molto forte. Vado leggera, leggera perché vedete già sono Ivy. Ok, e sfumo. Sono davvero, davvero belli i blush, veramente, non me l'aspettavo proprio. Sfumo bene i bordi del blush e ok, adesso vado ad utilizzare le ciglia finte che in questo caso sono queste qua. Le vado a mettere off camera, se no durerà un botto e poi vi dico come sono. Applicato le ciglia finte. Sono di una leggerezza unica, quindi io penso che le utilizzerò anche senza make up. E adesso vado a utilizzare il mascara di Wet n Wild, questo è il Mega Volume, e vado a che altro a fissare, ad unire le ciglia con le ciglia finte. Ok. Adesso vado nella rima inferiore a prendere un po' di nero e vado a sistemare, a completare l'occhio. Mi serve un'ombra abbastanza chiara. Fantastici. Poi prendo
con questo pennellino qui un po' di viola shimmer e vado anche qui a intensificare il colore e a riprendere quello ovviamente utilizzato sopra. Sono indecisa se utilizzare la matita nera o no. Vabbè, ci penso e ci vediamo subito dopo per l'illuminante. Ho fatto la matita all'interno e all'interno dell'occhio, sempre però nella parte inferiore, ho utilizzato lo stesso shimmer per creare appunto l'effetto punto luce. Ho applicato un po' di mascara alle ciglia inferiori. E adesso io direi che è il momento dell'illuminante e come illuminante andiamo ad utilizzare sempre questo qua della Ultra Sculpt and Contour Kit di Revolution. Prendo il mio pennellino per l'illuminante, vado, non sembra molto polveroso. È molto delicato, molto. Sì, decisamente. E vado qui. Però è bello. Sì. È proprio bello. Ok, adesso è il momento delle labbra. Un attimo, devo fare un'altra passata io perché non ce la posso fare. Bene, non ce la posso fare, è più forte di me. Rudolph, la reina. Sulle labbra io direi di andare abbastanza nude e quindi utilizzerei, vediamo un po', se no, non lo so, non lo so e non lo so. Vediamo un po' questo qua. Potremmo utilizzare anche questo volendo, che c'è un po' di rossetti da testare. Ok, andiamo con questo qua. Se no, dobbiamo mettere un nude. Non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma zero proprio. Questo è un po' troppo rosino. Ok, dai, proviamo questo qua, questo è l'Amazing Lipstick e la colorazione è Crush. Vediamo un po'. Direi che ci può stare perché richiama un po' gli occhi. Ne ho due, in questo caso però utilizzerò lui perché è quello che più abbiamo idolatrato e quindi allora spray fissante, make up illuminante, direzione uso, tenere gli occhi chiusi e spruzzare ad una distanza di 20-23 cm dal viso, avvertenza, tenere lontano dai bambini, vabbè, ok. L'odore non lo so. L'odore non è che mi sconfina, però. Allora, agitiamo e spruzziamo. Ok.
Ah, ok, adesso arriva l'odore. L'odore è tipo di mandorla. Buonissimo. Visto che ci siamo, usiamo anche lui. Questo dà quell'effetto glowing e questo invece dà l'effetto matte, se non erro. Sì, un matte finish. Vediamo un po'. L'odore di questo invece è tipo il burro cacao labello classico. Ok, con due, addio, il trucco non si sposta più. Ok, raga, per oggi è tutto. Il make-up è questo qua. Così, con queste ciglia. Bababum, come dice Annalisa Superstar. Qui abbiamo fatto il solito macello, usare la mano come tavolozza. E niente, raga, io vi lascio un forte bacio, ci vediamo al prossimo video e penso che vi farò vedere gli acquisti del Black Friday. Sono solo due, però così facciamo un piccolo video haul. E niente, ci vediamo al prossimo video. Io vi mando di nuovo un altro bacio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete il canale, aiutatemi a farlo crescere e lasciatemi un commento se anche voi avete questi prodotti o che ve ne pare di questo make-up. Ciao, al prossimo video!